Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del ricordo di Commodore Dataset 1530. Ecco, in una playlist di retrocomputing non si poteva spendere qualche parola per ricordare il mitico Commodore Dataset. Andiamo con ordine. Dataset, o anche Dataset, è una linea di unità a nastro magnetico prodotta da Commodore per i computer ad 8 bit Commodore. Il nome nasce dalla fusione delle parole inglesi data, ossia dati, e cassette, ossia cassetta. Il dataset fu utilizzato come memoria di massa ad accesso sequenziale sin sui primi computer Commodore, perché era hardware molto economico. In Europa ebbe una notevole diffusione il dataset Commodore e fu una delle periferiche hardware Commodore tra le più vendute, molto di più di quanto ebbe a fare il disk drive Commodore 1541, che ebbe a guadagnarsi subito una pessima nomea, mentre il dataset 1530 era hardware affidabile. Nel 1977 la Commodore creò, diciamo, il primo dataset. La periferica era in bando dal computer PET. Lo stesso identico hardware fu poi chiamato dataset 1530, che era poi il registratore per il VIC-20, diffuso nel 1980. La stessa identica meccanica del dataset 1530, ossia che era che poi niente di più niente di meno del registratore del computer PET, che stava sul computer PET, fu poi chiamato dataset bianco 1530, che era di fatto 1531, pardon, era il registratore per il Commodore 64, che poi era lo stesso, quello del VIC-20. Una versione colorata in nero invece fu pensata per il Commodore Plus 4, ma comunque non cambiava niente. Il dataset, assieme alle stampanti Commodore per la linea Plus 4 e compatibili con il chip TED, erano praticamente identiche a quello che si vendeva per Commodore 64 e VIC-20, perché praticamente non cambiava niente, era hardware di piena compatibilità. Ora, a differenza di altri computer ad 8 bit come l'Apple II, che era sufficiente collegarci agli spinotti un qualsiasi registratore purché fosse dotato di contatore per iniziare da dove appunto da dove iniziava un programma, per il Commodore 64 e VIC-20 e per tutti i computer della linea Commodore dotati di chip TED, ecco, non era possibile usare un qualsiasi registratore a cassetta. Infatti, quando Commodore ingegnerizzò il dataset, integrò nell'hardware un convertitore analogico digitale, e questo non interpretava semplicemente due toni per identificare i bit 0 e 1, ma il convertitore analogico digitale utilizzava un'onda quadra più un bit di parità per il controllo degli errori. Per questo motivo il dataset risultava più preciso, ma più lento, molto più lento rispetto ad altri registratori. Un lato da 30 minuti di una comune cassetta poteva ospitare circa 100 KB, la velocità di lettura era pari a circa 150 baud, quindi circa 50 bytes al secondo, lentissimo, mentre il disk drive dell'Apple II svettava a 135 KB al secondo. Rendetevi conto voi. Quindi ciò si traduceva per gli utenti del Commodore 64 dotati di dataset di un'attesa di svariati minuti per il caricamento di un gioco. Per sopperire alla lentezza cronica del registratore Commodore, a metà degli anni 80 iniziarono a diffondersi dei programmi Turbo Tape, che tra gli appassionati Commodore 64 erano anche chiamati come dei Fast Loader. Il software velocizzava il caricamento dei dati dal dataset, cambiandone il formato ed eliminando la ridondanza. Era un sistema un po' meno affidabile, ma assai più veloce. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!